Buonasera dalla redazione del telegiornale di Telegranda. In apertura di questa edizione parliamo ancora dell'inchiesta a carico del cantiere per il raddoppio del Tenda. Il Tribunale del Riesame ha confermato sia la posizione di due dipendenti della Fincosit sia quella del direttore dei lavori dell'ANAS indagati per irregolarità ma anche frode. Sono state confermate le misure cautelari. Per quanto riguarda la Procura di Cuneo, un atto importante che significa che allo stato attuale le ipotesi della Procura cuneese hanno trovato accoglimento. Questo per quanto riguarda l'inchiesta. Noi torniamo a parlare anche di quello che è il lavoro condotto fino a questo momento ed in particolare diamo uno sguardo con un esperto al cosiddetto muro della sfiducia. Lo chiamano ormai il muro della sfiducia, sfiducia dei francesi nei confronti dell'operato italiano. Stiamo parlando ovviamente di questa imponente struttura che accompagna la via verso il traforo del Tenda dal versante francese. Qual è la situazione? Ma la situazione è che è un'opera realizzata da imprese italiane in territorio francese, quindi immaginate voi tutto questo inserito in un contesto in cui c'è un sequestro del cantiere, sia dal lato Italia che dal lato Francia. Quindi con ben due prefetture competenti. Quindi l'affare si complica molto. Ora, l'ANAS sostiene il nostro muro a posto, sta su, non c'è nessun problema. Il perito del tribunale, il CTU italiano, ha fatto un primo verbale di ispezione, diciamo, di visita, in cui ha sostenuto invece che il muro non rispettava le caratteristiche di sicurezza e quindi non era in condizioni idonee. E nel contempo i francesi hanno dato da fare una perizia a un loro organismo tecnico molto noto in Francia che si chiama Cerema, che ha sede a Lione, se non ricordo male, il quale ha emesso un primo parere e poi deve, penso, consegnare un rapporto definitivo. A quanto pare anche il rapporto del Cerema non era molto confortante. Difatti il prefetto di Nizza ha ordinato il fermo di 3 giorni, come avete letto dai giornali, per mettere un muraglione alla base. Questa è un po' la situazione. Questo muro non è che si sia mosso molto, direi che in base ai dati di cui sono a conoscenza, non so se sono quelli definitivi, comunque l'ordine di grandezza è che le porzioni basali del muro si sono spostate lateralmente di circa 5 cm, quindi non un'enormità. E poi nel chiamarlo muro non pensate a un muro fatto di mattone, non è un qualcosa di rigido, è un qualcosa che tecnicamente viene chiamato terra armata. Quindi sono livelli, diciamo, di depositi ben calibrati come granulometria che vengono messi uno sull'altro legati da delle strutture, da delle reti in materiale plastico e poi rivestite da una parte estetica che sono quelle mattonelle color beige che si sono lesionate. Come finirà? È difficile dirlo, bisogna poter leggere le perizie dei francesi, cosa che agli italiani non sono ancora state concesse, non mi risulta che neanche l'ANAS le abbia viste ancora. Probabilmente non sono ancora state pubblicate ufficialmente. Come geologo devo dire che tutto quel versante lì mi sembra un versante molto sfavorevole dal punto di vista della stabilità generale, perché è un versante in cui sia la strada che quindi le opere accessorie, vedi muraglioni eccetera eccetera, appoggiano su un terreno del tutto non stabile, depositi di frane, detriti, i quali a loro volta appoggiano poi su dei gessi, quindi non è una bella situazione sul lungo termine. Quindi aspettiamo a vedere i risultati dell'indagine e poi si potrà dire qualcosa di più. La cronaca ci porta a Garessio, dove è stato trovato senza vita dopo alcuni giorni nel suo appartamento Giuseppe Banchio, un uomo di 67 anni, originario di Carmagnola, da qualche tempo residente a Garessio. Le ricerche sono state avviate in seguito alla segnalazione degli amici ai carabinieri e ai vigili del fuoco, non rispondeva più al telefono né aveva effettuato chiamate ai conoscenti. I vigili del fuoco sono riusciti ad entrare nell'appartamento, lo hanno trovato riverso nel pavimento.
intervento della sua camera da letto. Sul posto è intervenuto il 118 per i primi accertamenti sulle cause della morte. Poi la salma è stata messa a disposizione del medico legale nella camera mortuaria del cimitero, diceva. Cambiamo argomento, parliamo della linea ferroviaria che collega Bastia, Mondovia, Cherasco, una linea che fu devastata, distrutta dall'alluvione del 1994 e da allora non è mai stata ripristinata. C'è chi però da anni cerca di ottenere il ripristino del collegamento ferroviario, soprattutto sulla fondo Valle Tanaro. Se ne parlerà questa sera a Narzole, venerdì 30 giugno, in un convegno organizzato proprio per discutere dei pregi, dei pro e dei contro del collegamento ferroviario. Ad organizzare l'evento anche il sodalizio Spiriti Liberi, che nel 2015, proprio per la tratta ferroviaria Bastia-Cherasco, aveva avviato una raccolta firme, 3.000 quelle a favore del ripristino. Distrutta nell'alluvione del 1994, la tratta ferroviaria che da Bastia a Mondovì raggiunge Cherasco resta dismessa. Su di lei due proposte, un progetto di recupero del tracciato per realizzare una pista ciclabile e il ripristino del collegamento e l'utilizzo della rete esistente per realizzare Metrogranda, progetto di metropolitana leggera che coinvolge tutto il territorio cuneese, finanziato dalla Fondazione CRC e appoggiato dai comuni di Saluzzo, Mondovì, Savigliano e Fossano. Questi paesi sono paesi che dal punto di vista demografico hanno comunque delle carenze abbastanza significative e io che insieme a molti altri amici l'ho percorsa a piedi in bici nel 2015, agosto 2015, quando abbiamo fatto la raccolta firme, tra l'altro molto sostenuta dagli abitanti della zona, mi sono reso conto quanto sia gli edifici del passato, ma soprattutto quelli attuali di nuova costruzione, siano disabitati o sfitti o invenduti. Quindi è il segno di un luogo che rischia lentamente di diventare spopolato, no? Senza popolazione o comunque con una popolazione, e questo comporta comunque un abbandono del territorio che per noi è assolutamente un fatto negativo e che quindi richiede una sinergia di mobilità, quindi la bici, il treno, il bus, no? Tutti quanti devono convergere per rilanciare economicamente questa zona, nel rispetto ambientale, tutto quello che questo significa, tant'è che accanto a me c'è il presidente di Italia Nostra di Bra, che insieme ad altri ha sostenuto molto questa iniziativa. L'Associazione Italia Nostra, anche a livello nazionale, sostiene il rilancio di tutte le ferrovie minori, perché pensa che siano fondamentali per il rilancio stesso dei territori. Spesse volte la gente non sa come muoversi in certe zone se non con la macchina, e questo invece permetterebbe a moltissime più persone di muoversi, a un turismo sostenibile, ecosostenibile di arrivare, soprattutto quello del nord Europa che è abituatissimo a viaggiare in treno, con bici al seguito, a caricare e scaricare le bici e così via. Quindi per questo territorio sicuramente la ripresa della ferrovia sarebbe un modo per sviluppare nuovamente delle possibilità in più di sviluppo di attività e quindi anche di lavoro. Sposo in maniera totale le parole precedentemente dette dagli amici, perché credo alla ferrovia e credo in particolare in questa ferrovia. A pochi metri di qua abbiamo Carrù, che è la porta della Langa. Sappiamo bene che la Langa ormai è patrimonio dell'UNESCO, quindi sarebbe veramente eccezionale poter dare ai nostri vicini di casa, francesi, tedeschi, svizzeri, che in particolar modo amano le ferrovie, dare la possibilità di trascorrere, magari anche con una vacanza treno-bicicletta o qualche tipologia di vacanza del genere, dargli la possibilità di trascorrere qualche giorno qua, dando una mano così anche al nostro turismo locale. Ancora una notizia di cronaca, questa volta siamo a Fossano, dove da questa mattina non si hanno notizie di Giuseppe Mastini, l'ergastolano di 57 anni noto con il soprannome di Johnny lo Zingaro. Era detenuto in regime di semilibertà ed è per questa ragione che gli era consentito di lavorare all'esterno del penitenziario, ma l'azienda di Cairo Montenotte nel Savonese, dove è impiegato, non si è presentato. Le forze dell'ordine hanno iniziato a cercarlo, benché il reato di evasione
decisione scatti formalmente solamente fra poche ore, nella tarda serata di oggi. Numerosi reati a carico dell'uomo, fino anche nell'inchiesta per la morte di Pasolini, all'uomo sono dedicati anche un film e una canzone. Cambiamo argomento. Da domani, sabato 1 luglio, cominciano i saldi estivi a livello nazionale. Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature in saldo circa 230 euro. Come si svolgeranno i saldi in provincia di Cuneo e quali sono le previsioni? Noi lo abbiamo chiesto a Luca Chiappella, presidente di Confcommercio Cuneo e anche vicepresidente provinciale. Al via i saldi col presidente di Confcommercio Cuneo e vicepresidente provinciale, cerchiamo di fare un quadro anche che sia come una sorta di istruzione per l'uso per i cittadini. Come si svolgeranno questi saldi a livello provinciale? Allora, domani, sabato 1 luglio, partiranno in contemporanea in tutto il territorio provinciale, quindi nelle Sette Sorelle e anche nei centri minori, questo in virtù della legge regionale che fa partire in tutto il Piemonte alla stessa data e nello stesso tempo. È un periodo favorevole, il tempo accompagna, i saldi estivi sono i saldi più importanti della stagione, a differenza di quelli invernali. Su quegli estivi il nostro settore, principalmente il settore abbigliamento, calzature, pelletterie, ma ormai diffuso anche in altri settori, oggettistica per la casa, anche altri settori stanno utilizzando questo momento per favorire anche un attimino la clientela, con sconti che inizialmente partiranno dal 30 al 50 e dureranno per 8 settimane, quindi fino alla fine di agosto. Ecco, che periodo è, che cosa rappresenta per i commercianti il periodo dei saldi e che momento stanno vivendo i commercianti a livello provinciale? Allora, è stata una primavera con qualche chiaroscuro, quindi i nostri operatori, i nostri commercianti si aspettano un buon risultato e che, ricordo, sono saldi chiari. I nostri associati rispettano un decalogo che Confcommercio ha firmato a livello nazionale, che noi abbiamo recepito anche a livello locale, quindi il cartellino esposto, il prezzo di partenza, lo sconto applicato, l'accettazione di tutti i sistemi di pagamento, quindi elettronici, quindi carte di credito, bancomat e altri sistemi elettronici appunto di pagamento, e poi tutta una serie di, diciamo, anche di resi accettati, c'è tutto un decalogo che i nostri rispettano. Ricordiamo che il rapporto fiduciario che si crea tra il cliente e l'esercizio di vicinato è importantissimo, nella misura che i saldi sono un momento importante su prodotti che comunque sono di stagione e quindi iniziano, poi c'è la solita diatriba che iniziano probabilmente troppo presto, però questa è una tematica che noi stiamo affrontando anche sui tavoli regionali, nazionali con la nostra confederazione, però è un momento che, ripeto, da Cuneo, Alba, Bra, Savigliano, Mondovì, Saluzzo, sono tutti appunto ai nastri di partenza, in molti casi in concomitanza anche con manifestazioni tipo Mirabiglia in corso a Fossano, aperitivo I Comida ad Alba, con apertura anche serali, quindi domani sera i negozi protrarranno il loro orario di apertura fin oltre le 23, domenica molti centri e molti dei nostri negozi saranno aperti per garantire un miglior servizio possibile. Perfetto. E come di consueto, in concomitanza con l'avvio dei saldi estivi, sarà potenziata anche l'offerta dei parcheggi in centro città con l'apertura del cortile nelle scuole maschili di Bra, con accesso per le auto da via Marconi e per i pedoni anche da via Vittorio Emanuele. Da domenica 2 luglio 2017 fino alla fine del mese di agosto le auto potranno accedere al parcheggio tutti i giorni dalle 8, da lunedì al giovedì. Il parcheggio chiude alle 20, e mentre confermata l'apertura in estesa fino a luna di notte nelle serate di venerdì, sabato e anche domenica. Ed ora andiamo alle Valdigi e parliamo di un dato particolare che riguarda lo scalo cuneese. Nei primi sei mesi del 2017 si è registrato un incremento del 50% di voli di jet privati che hanno scelto appunto lo scalo di Le Valdigi, con una media di 5 voli al giorno. Vino, tartufi, UNESCO, ristoranti stellati, hotel di lusso, agriturismi e business.
Sono queste le principali motivazioni che hanno spinto centinaia di imprenditori e turisti di tutto il mondo a scegliere nei primi sei mesi 2017 l'aeroporto Le Valdigi di Cuneo come scalo di riferimento in Piemonte per i propri aeromobili privati, soprattutto jet. Il fatturato dei servizi per jet privati è aumentato addirittura del 50% rispetto al primo semestre del 2016, con una media di 5 voli al giorno. Imprenditori e turisti facoltosi sono loro a scegliere sempre di più il piccolo scalo cuneese. Il fatturato, che registra un significativo più 50% rispetto allo stesso periodo del 2016, e i movimenti di aeromobili tra le 15 e le 40 tonnellate, che hanno raggiunto un più 15%, sono segnali forti e precisi che certificano l'affidabilità e la strategicità geografica del nostro scalo per il segmento dei jet privati, così spiega Anna Milanese, direttore generale di Cuneo Le Valdigi. I dati forniti dall'aeroporto dicono che l'80% del traffico arriva da Francia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Canada, Islanda, Israele e Polonia, per una media di 5 voli al giorno. L'aeroporto di Cuneo Le Valdigi si sta rivelando una grande opportunità per il turismo internazionale che sceglie di visitare quest'area del Piemonte, spiega Luigi Barbero, presidente Ente Langhe Eroero. Le stime relative al primo semestre del 2017 indicano un incremento dei soggiorni tra il 5 e il 10%. Sono in crescita i viaggiatori di fascia alta, con spesa media giornaliera pro capite di 200 euro, appassionati di natura e outdoor, con trend in fortissima ascesa. Il Rotary Club di Cuneo ha un nuovo presidente, l'avvocato Gian Maria Dalmasso, che ha ricevuto le consegne dal presidente uscente Filippo Neri ed ha brevemente illustrato il suo programma davanti ai soci convenuti in grande numero, agli invitati, alle autorità civili e militari presenti alla cerimonia. C'era anche il sindaco di Cuneo, appena rieletto, ed il questore. Gian Maria Dalmasso, cuneese, avvocato, titolare con il figlio Davide Dalmasso di un noto studio legale, è stato consigliere comunale ed assessore nel capoluogo della Granda per diversi anni, ha già ricoperto la carica di presidente del Rotary nel periodo che va dal 2005 al 2006. Cambiamo argomento. Circa 3.000 anni fa, a Rocca Vione, alla confluenza tra i torrenti Gesso e Vermenagna, sorgeva un sito preistorico strategico, abitato almeno all'arrivo dei Romani. Le prime tracce dell'insediamento vennero scoperte negli anni 50. Da quei reperti parte il progetto per la valorizzazione del sito archeologico di Beccasa, che vede impegnati in questi giorni i ricercatori dell'Università di Pavia, che si avvalgono di strumenti per la ricerca davvero particolari. Ci troviamo a Roccavione, parliamo di questo progetto particolare. Insomma, cosa sta succedendo? Ci vuoi spiegare tu cosa accade qua a Roccavione in questi giorni? Sì, è un progetto di valorizzazione che parte dalla ricerca di dati scientifici, e per questo abbiamo infatti un importante supporto e collaborazione dei ricercatori di Pavia, che sono in questi giorni proprio sul sito e sul territorio con la loro strumentazione. Iniziano a raccogliere i primi dati su tracce archeologiche di frequentazione relative al popolamento della bassa valle Vermenagna, a partire dall'età del bronzo principalmente. Noi oggi stiamo facendo i primi rilievi utilizzando un drone e come sensore una fotocamera, una macchina fotografica, appunto per fare delle foto ad alta risoluzione del terreno, dal quale poi ricaveremo un modello molto preciso che ci può aiutare, soprattutto può aiutare gli archeologi ad individuare degli elementi specifici che riguardano la ricerca preistorica che stanno seguendo. Ok, ecco, proprio da tecnica, da una persona esperta di queste ricerche, qual è l'importanza che può avere un'indagine di questo genere, un progetto di questo genere? Beh, un progetto di questo tipo, l'importanza che ha è appunto un supporto scientifico preciso, delle misure precise e soprattutto unire diversi tipi di indagine. Noi faremo la parte aerea, i miei colleghi faranno altre indagini sul suolo, e appunto l'importanza è avere tutti questi dati che verranno fatti confluire in un unico database che ci permetterà appunto di analizzare più ampiamente l'area e tutte le sue peculiarità.
Allora, alle origini della civiltà alpina è il titolo del progetto ed è un orgoglio per il paese sapere che noi abbiamo una storia, abbiamo una grandissima storia alle spalle e questo fa sì che ci inserisca anche un po' nel grande corso della storia generale. Allora, qui ci sono stati i romani, ma prima ancora il villaggio dell'età del ferro. E siamo andati anche su parecchie volte a Begberciassa, che è il posto dove sarà focalizzato il progetto. È un posto magnifico e chi arriva lassù dice: beh, mica scemi questi dell'età del ferro, perché comunque spaziava la vista, spaziava dal Colle di Tenda tutte le Alpi Marittime e arriva fino alla pianura torinese. Quindi questa è una cosa che ci inorgoglisce e siamo felici che abbiamo trovato anche degli sponsor, perché altrimenti non si poteva portare avanti questo progetto, neanche iniziare. Voglio dire che il mio sogno è nel cassetto. Ho scoperto che non era solo il mio, ma quello di tanti altri. Ci spostiamo a Cuneo per permettere il completamento dei lavori sulla nuova rotatoria stradale all'intersezione fra Via Savona e Via del Borgo Gesso. Lunedì 3 luglio dalle 7 fino alle 18 si provvederà alla chiusura del tratto di Via Savona tra la nuova rotatoria e la rotatoria all'altezza di Via Bisalta. Per il solo transito diretto da Cuneo verso Borgo San Giuseppe i veicoli in transito saranno deviati lungo Via del Borgo Gesso. Nessuna modifica alla viabilità interesserà invece i veicoli provenienti da Borgo San Giuseppe diretti verso Cuneo lungo la stessa via Savona. Ed ora apriamo una pagina dedicata agli spettacoli, ci porta prima a Saluzzo, dove ieri giovedì 29 giugno in Corso Italia 8 clown clandestini hanno sorpreso la città sospesa tra finzione e realtà. A Fossano intanto prosegue anche l'undicesima edizione di Mirabilia. Non avevano il naso rosso né parrucche colorate, ma scatoloni, valigie, gelati a rischio scioglimento, lumache e stravaganti cappelli, con i quali hanno divertito, incuriosito e lasciato perplessi i saluzzesi che passeggiavano in Corso Italia. Sono gli 8 clown italiani, spagnoli e sudafricani in questi giorni ospiti al centro L'Opportun di Ostana per seguire lo stage internazionale organizzato dall'opificio di clown potenziale dell'attore e regista teatrale Giovanni Foresti, già insieme a Fredo Valla e Giorgio Di Rittini, Il vento fa il suo giro e Paola Zorini. Obiettivo: creare situazioni strane ma credibili che intrappolino il pubblico tra finzione e realtà. Così Leonard resta immobile con un gelato in mano finché non si scioglie del tutto, Angela finge un trasloco, Bernardo di cercare disperatamente la stazione inciampando più volte nelle valigie che trasporta. Nel weekend l'arte di strada continuerà ad essere protagonista a Fossano, che ospita l'undicesima edizione di Mirabilia. Tantissimi gli spettacoli in programma, tutti consultabili sul sito della manifestazione, come il teatro viaggiante della famiglia Mirabella, versione contemporanea del circo d'altri tempi, alle 18 di sabato 1 luglio in Largo Eroi, o la danza contemporanea Solo Juntos del coreografo, acrobata, attore e danzatore argentino Lucio Baglivo alle 19.40 nel cortile Calvino. Numerosi anche i workshop dedicati all'alta formazione in compagnia di artisti internazionali. Allo Chapiteau Circo Campeggio dalle 10 alle 14 ad esempio c'è la masterclass condotta da Hirashi Watanabe e dalle 11 alle 14 quella di Gianluca Gentiluomo sulla corda verticale. Sarà esposta a Palazzo Samone a Cuneo dal 7 al 24 luglio la mostra fotografica dal titolo Il lato nascosto delle Alpi di Paolo Masteghin e Francesco Panuello, nata da un'idea della comune passione volta a valorizzare l'aspetto naturalistico e paesaggistico. L'esposizione ha come tema una selezione di soggetti naturali ritratti nella vallate delle province di Cuneo, che per la prima volta, dopo numerose personali, vede i due fotografi esporre i loro lavori insieme. E a proposito di arte, un sogno realizzato, quello che si svolgerà a Cuneo fino al 13 di luglio. Si tratta del Festival Diamante, il primo festival di danza classica, contemporanea, moderna e modern jazz organizzato dalla Maison de la Danse.
Per 2 settimane fino al 13 luglio Cuneo sarà teatro della danza internazionale. Il merito è di Diamante, il primo festival di danza classica, contemporanea, modern e modern jazz della città di Cuneo, organizzato dalla Maison de la Danse, storica scuola di danza cuneese diretta da Simona Rivotti e che ha portato nel capoluogo oltre 200 ballerini provenienti da tutta Italia, perché a Cuneo potranno incontrare étoile di fama internazionale. Noi arriviamo da un'esperienza di 5 anni dove abbiamo organizzato per primi un festival di danza a Roccaforte Mondovì e quest'anno abbiamo pensato di portare questo festival nella città per creare un legame più forte col capoluogo, dove peraltro abbiamo la nostra scuola di danza, con l'intenzione di far crescere il festival e con la speranza di trovare, diciamo, degli appoggi e un luogo, il luogo idoneo c'è, diciamo delle sinergie concrete per farlo crescere. Il luogo idoneo c'è anche perché c'è questa magnifica nuova sede che è proprio nel centro storico cuneese, soprattutto le idee ci sono che portano qui su questa terra cuneese étoile di fama internazionale. Sì, abbiamo tanti ospiti eccezionali, abbiamo accademie che arrivano da ogni parte d'Italia, ma anche d'Europa. Quest'anno abbiamo un bel gemellaggio con Lione, abbiamo degli insegnanti che arrivano dall'Hightower di Cannes, abbiamo veramente degli special guest. Una fra tutte abbiamo Ena Naranjo, che è un'étoile internazionale che può dare un contributo veramente molto importante a tutto il festival. Fra gli insegnanti coinvolti Loretta Alexandrescu, docente dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano, Monique Ludier, étoile del Ballet National dell'Opéra de Paris, collaboratrice delle più prestigiose compagnie di danza classica del mondo, Elena Rolla, fondatrice della compagnia DAS e assistente coreografa per la compagnia Egri Biancodanza di Torino, Jonathan Genvrin, ballerino internazionale molto conosciuto dal pubblico per le sue collaborazioni con Kylie Minogue e Rihanna, e anche Ena Naranjo. Sono fortunato di essere invitato della Maison de la Danse, dove il primo impatto quando sono arrivato per treno, vedere queste ponte altissime, queste bellissime montagne, che ho detto ma dove sono? E la meraviglia del camminando in centro sotto tutte le porticate con negozi destra e sinistra, assolutamente auguro il migliore per Cuneo città e penso che è possibile, no? Io ho lavorato parecchio con diversi festivals, è importantissimo perché c'è un ambiente molto ricco di grandi personaggi che camminano, di gente, di ragazzi che vogliono imparare. Io ho ballato in tutto il mondo, ho iniziato in America e poi Francia e Belgio. E sempre avevamo un pubblico molto entusiasta per il lavoro e classico e balletto, poi facciamo anche contemporaneo, adesso è bellissimo. E con questo servizio dedicato alla danza si chiude l'edizione del telegiornale di Telegranda. A voi come sempre un grazie per averci seguito e l'augurio che trascorriate una buona serata. Arrivederci.